si è tenuto recentemente un importante incontro tra i principali soggetti gestori e portatori di interesse del mondo delle case di riposo regionali. Presidenti e rappresentanti di Federsanità e ANCI FVG, Uneba FVG, Conf Cooperative Feder Solidarietà, Lega Coop Sociali, AGCI Solidarietà, in rappresentanza di quasi 8.000 posti letto, pari circa l'80% del totale disponibile in regione, hanno concordato di avviare un tavolo di confronto sui temi principali e le criticità della situazione che, a seguito della pandemia, riguarda le strutture residenziali per anziani e i servizi sociosanitari territoriali per le persone anziane. Al centro della discussione anche le notevoli criticità registrate da marzo 2020 ancora in corso, a seguito della pandemia. Dalle criticità finanziarie dei bilanci alle mancate entrate derivanti dai limiti per i nuovi ingressi di anziani nelle case di riposo, dalle strategie anti-Covid nelle case di riposo allo stato di avanzamento delle vaccinazioni. Tra i temi affrontati anche l'individuazione di proposte innovative per il futuro delle strutture e dei servizi per le persone anziane, anche tramite le opportunità offerte dal Recovery Fund, tra cui la residenzialità innovativa per le persone non autosufficienti, forme innovative di domiciliarità, information technology, telemedicina e domotica e il coinvolgimento delle comunità locali.